Le mozzarelle blu prodotte in Germania e arrivate in Trentino via Verona non sono tossiche, lo garantisce il procuratore capo di Trento, Stefano Dragone, che ne esclude tanto la tossicità quanto la commestibilità. Il procuratore ha spiegato che le prime analisi attribuiscono la particolare colorazione azzurrognola a un batterio presente nel liquido di refrigerazione. Nessuna responsabilità per i dettaglianti, chiarisce il magistrato. Intanto però il mercato risente del caso mozzarella blu. Al banco frigo dei supermercati del Trentino la gente acquista latticini e prodotti caseari con una certa diffidenza rispetto alle etichette e con una buona dose di rassegnazione. 99 telecamere verranno installate a Trento. Si tratta della spesa più significativa della variazione di bilancio approvata recentemente dal Consiglio Comunale. Il progetto prevede l'installazione sul territorio di questi occhi elettronici, attivi 24 ore su 24. In programma anche la realizzazione di due nuove centrali di controllo presso la Questura e il Comando dei Carabinieri, oltre all'adeguamento della centrale operativa della Polizia Municipale. Le telecamere andranno ad aggiungersi alle altre 140 che sorvegliano il traffico, Piazza Dante e persino il cimitero. Salvo imprevisti, il progetto dovrebbe concludersi nell'autunno 2011. Un edificio avveniristico da 105 metri cubi per un investimento da 30 milioni di euro, percorso da 100 km di cavi per la trasmissione dati e dotato di 150 postazioni di studio, con una nuova biblioteca con 260 posti lettura e una mensa con 200 posti a sedere. Sono i numeri del Polo Tecnologico di Povo, inaugurato nei giorni scorsi, che ospiterà aule e laboratori delle facoltà di Ingegneria e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Trento. Il nuovo edificio è stato dedicato alla memoria del fisico e docente Fabio Ferrari, scomparso nel 2007, con una targa visibile all'ingresso della struttura. Si è svolto nei giorni scorsi a Trento il primo forum europeo per l'innovazione, promosso da CreateNet e da European Alliance for Innovation. Tre giornate per mettere a confronto i mondi delle imprese, della pubblica amministrazione e della ricerca nel settore dell'Information and Communication Technology. A tal proposito, il Trentino, è stato detto al forum, è il distretto Wi-Fi più vasto d'Europa, con fibra ottica diffusa capillarmente e la banda larga che, nel giro di 3 anni, sarà disponibile per tutte le famiglie. Il presidente della provincia, Lorenzo Dell'Ai, ha ricordato che anche in tempi di crisi la ricerca ricopre un ruolo fondamentale per l'eccellenza e la competitività. I rifugi di montagna si rinnovano, dai collegamenti ad internet allo sfruttamento di energia pulita. Sul rifugio ai caduti dell'Adamello, noto fra l'altro per aver ospitato Papa Giovanni Paolo II e Sandro Pertini, si punta sull'idrogeno. Un sistema studiato presso l'Università di Trento permetterà a breve di produrre idrogeno dal sole e dall'acqua, sfruttando le capacità dell'impianto fotovoltaico presente sulla struttura che si affaccia sul ghiacciaio della Lobby Alta. L'idrogeno prodotto viene immagazzinato allo stato gassoso e poi restituito al rifugio a seconda dei suoi bisogni energetici. I lavori per la realizzazione dell'impianto sono ormai quasi ultimati. 5 concerti sotto le stelle nella prestigiosa cornice del cortile di Palazzo Thun a Trento. E questa è in sintesi l'edizione 2010 di Contrada Larga, la kermesse concertistica che come di consueto allieta l'estate nel capoluogo trentino. Il programma si aprirà il 7 luglio con l'ensemble Zandonai e si chiuderà il 24 agosto con l'orchestra Haydn. Contrada Larga non risparmierà anche quest'anno grandi performance musicali e sorprese per il pubblico più fedele, ma anche per i neofiti. Le 5 serate, a ingresso gratuito, saranno sospese in caso di maltempo.